secondo te l'amore? Un sentimento. Che sentimento è? Un bel sentimento. È un bel sentimento. Uno vuole bene a una persona quando la lascia libera. Cioè, più di voler bene e cioè tenere a una persona più di qualunque altra cosa. La lasci libera e anche. È più di un volersi solo bene. Che faresti tutto per lei e perché se gli vuoi davvero bene non la uccidi. Com'è che gli è venuto in mente di mettere un titolo così? Forse l'uomo che l'ha uccisa, il marito, il fidanzato, cioè, l'amava così tanto che forse era geloso per qualunque cosa e quindi l'ha ammazzata cioè, per cose anche inesistenti, forse. Io naturalmente non ucciderei mai qualcuno per troppo amore, però lui era talmente affezionato a lei che la voleva solamente lui. Voi come l'aveste intitolato questo articolo? Enza uccisa dal marito. Ragazza uccide il suo fidanzato per troppo amore. L'hai mai letta tu? No, Ti ricordi di averla cioè, letta? ragazza no, ragazzo sì. La vittima e arrestando il giovane attualmente agli arresti domiciliari. L'altra terribile storia di violenza arriva dal Potentino, dove un 47enne avrebbe ripetutamente costretto una ragazza di 19 anni, affetta da deficit psichico, a subire violenze sessuali. Protagonista dell'orribile vicenda, un uomo arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Una storia resa ancora più inquietante e davvero difficile da raccontare se si pensa che la vittima e il suo aguzzino sono legati da un vincolo di parentela. Che emozione ti suscita? Tristezza, magari anche paura, fa pena la cosa, pensare che alcuni maschi usano le donne per, cioè, fare qualcosa di brutto. Sono quelle due persone che abbiamo visto nel video, nel servizio? No, Siete sicuri? no. Sembrava, però, cioè, nel senso, mi sembra strano che mentre uno si sta stuprando non ti metti a filmarlo. È per far capire quello che è successo. Il telegiornale parla di cose che sono realmente accadute, mentre la fiction possono essere anche inventate. Con le immagini possono anche far vedere il luogo dove possono essere accadute le cose. In una fiction possono parlare anche di fatti realmente accaduti, ma comunque recitati. Secondo voi è etico che dentro a un contenitore di notizie ci siano delle immagini che sono false? Oppure voi dite no, vabbè, ma dai, non cosa vuoi che sia? Cioè, qual è il problema? Cioè, anche se lo sai già, le immagini ti fanno capire com'è veramente. Magari qualcuno non si rende conto fino a quando non ha visto un'immagine veramente come Gesù quando. Cioè, come. No, come chi era? San Tommaso che voleva toccare. Cioè, no. Hai bisogno delle immagini per capire bene cosa gli è successo a quella signora lì. No, aiuta. Può essere anche una cosa diseducativa, perché se puoi prendere esempio dal telegiornale non è che sia molto. Cioè, se è una persona che già aveva avuto violenza, si ricordava, magari è andata da un psicologo per dimenticarsi e ci fa vedere questo filmato e lei magari gli ritorna in mente. Kate Winslet, incinta e fiera. Il lavoro mi piace, ma l'amore di più. Qual è il tuo calciatore preferito? È Ibrahimovic. Sai se ha figli? Sai se l'amore gli piace o gli piace di più il calcio? No, no, non con certezza. Tu ce l'hai un cantante preferito? Sì. Chi è? Moreno. Gli piace di più l'amore o cantare a Moreno? Torna a me, hai letto un'intervista dove gli chiedono. Però non posso più cantare. Tu glielo chiederesti se fossi un giornalista? Gli faresti una domanda sull'amore? Forse i maschi si vergognano di dirlo. Ma secondo te gliel'hanno chiesto e loro non l'hanno detto o il giornalista o la giornalista non gliel'ha proprio chiesto? Magari pensa che al pubblico non interessi che cosa pensa un maschio della famiglia. Il ruolo è più femminile, cioè. E lei è quella che poi si occuperà del figlio. Alla tua mamma piace il suo lavoro? Il suo lavoro? Le piace? Piace a tua mamma? E a tua mamma il suo lavoro piace? Sì.
Sì. E preferisce voi o il suo lavoro? Vabbè. No, vabbè, dai. Cioè, ti paragoni. E il tuo papà? Noi. Gli piace il suo lavoro. E te, tuo papà preferisce voi o il suo lavoro? Voi. Perché non vi siete indignate? Non vi siete indignati? Quando io ho detto la mamma preferisce il suo lavoro o preferisce i figli? E voi, i figli, i figli. Poi quando l'ho detto del papà, non avete fatto... Cioè, non si può ripetere due volte l'indignazione in una frase. Dici? Siete d'accordo con lei? Sì. Però... L'informazione non dovrebbe aiutarvi a fare questo? Cioè, invece che ricalcare gli stereotipi, non dovrebbe eliminarli? Non tutti lo fanno, cioè... La donna è sempre stata lo stereotipo di quella casalinga che deve fare pulizie, che deve fare questo, quell'altro, sempre in casa. Però allora ce l'avete anche voi lo stereotipo, perché siete voi che avete detto quando vi ho chiesto dalla mamma. Sì, questo sì. Cioè, quando ci pensiamo, ci riflettiamo, secondo me, almeno io, penso che sia una cosa sbagliata. Però quando non ci pensi e sei sovrapensiero, come la mamma, beh sì, certo, papà. Sì.